Nel pomeriggio ad Aragona i funerali di Laura e Carmelo Mulone. La procura di Agrigento nel frattempo si affida a un vulcanologo. La regione smentisce Legambiente. Associo queste riflessioni alla parte Il importante presidente del regionale di mio Legambiente, direttore della riserva naturale Macaluve ad Aragona, Mimmo Fontana, ha dichiarato che la riserva delle Macaluve è gestita da Legambiente in convenzione con la regione e Legambiente, secondo convenzione, si occupa della difesa degli habitat naturali, della fruizione e valorizzazione e della ricerca scientifica. E poi che l'area teatro del disastro, i terreni luogo dell'incidente, i cosiddetti occhio delle Macaluve, che già altre volte, come nel febbraio 2008 e nel dicembre 2010, sono stati in ribaltamento, sono del demanio e non di Legambiente. In attesa dei primi esiti delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, alla Regione si sono riuniti il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, l'Assessore a Territorio e Ambiente, Pier Giorgio Gerratana, e i direttori dei Dipartimenti Territorio e Protezione Civile. E nel merito di quanto accaduto ad Aragona e in replica a Legambiente e al direttore delle Macaluve, Mimmo Fontana, a Palermo è emerso che la zona dove sono morti Carmelo e Laura Mulone è gestita interamente da Legambiente e il luogo dove sono state le vittime prima di essere travolte è destinato esclusivamente all'accesso per ricerche scientifiche. Ecco perché il presidente Crocetta e l'assessore Gerratana hanno invitato i direttori Territorio e Protezione Civile a chiudere subito l'accesso per il pubblico a tutte le riserve interessate dal fenomeno dei vulcanelli in Sicilia e di affidare la custodia delle stesse zone alla Guardia Forestale e non a volontari. E poi tutte le aree siano adeguatamente recintate. E poi all'Istituto di Vulcanologia sia affidato uno studio per la valutazione dei rischi. E poi, al più presto, nella riserva naturale delle Macaluve saranno compiute delle ispezioni tecniche e amministrative per comprendere a fondo ciò che è accaduto. Nel frattempo la Procura di Agrigento, dopo aver sequestrato la riserva, ha nominato come consulente tecnico il direttore della sezione di Palermo dell'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si tratta di Rocco Favara, già al lavoro e che commenta: non è possibile prevedere questi fenomeni naturali, ma è chiaro che bisogna studiarli per riuscire ad avere un sistema di monitoraggio e controllo simile a quello utilizzato per vulcani e terremoti.